torna in campo l'Amen Scuola Basket Arezzo e lo fa con una vittoria nel migliore dei modi nel derby contro la Vismed di Costone Siena. Per gli Amaranto è stata la prima partita di un ciclo di ferro in cui saranno impegnati nel mese di gennaio, una vittoria che vale ancora di più dal momento che si trattava di una trasferta storicamente molto ostica per la SBA, che anche nello scorso campionato uscì sconfitta dal Parche Senese. In questa stagione la Vismed, sempre guidata in panchina da coach Binella, si è notevolmente rinforzata con l'arrivo di Tognazzi, Ricci e Chiti e nelle ultime settimane di Sessel, inserito al posto dell'infortunato Spampani. In casa Amen ancora assente Sturli dopo l'infortunio subito prima della gara contro l'Audax Carrara del 23 dicembre. Il giovane amaranto è in via di ripresa e tornerà a disposizione dalla prossima settimana. La SBA ha vinto all'ultimo tuffo 70-69 in una gara tiratissima fin dal primo quarto, chiuso dagli amaranto in vantaggio 14-13. All'intervallo però la Vismed ribalta il punteggio chiudendolo 34-23. Grande terzo quarto della SBA che riduce lo svantaggio di sole tre lunghezze 49-46, decisivo per il sorpasso l'overtime dell'ultimo quarto in cui la SBA espugna Siena 70-69, confermandosi nell'altissima classifica.